Salve a tutti da Buontempo Giovanni. Oggi questo tutoriale lo voglio dedicare a tutti gli utenti che condividono questo account Queste e vogliono creare una cartella segreta o creare delle cartelle trasparente o anche cartelle camuffate con nomi che appartengono al sistema. Se andremo a cliccare all'interno di queste cartelle, come si può notare, all'interno vi sono dei dati in queste cartelle. Quindi questo è un suggerimento per chi condivide il computer con più persone, sia nell'ambito casalingo o anche in qualche ufficio o in altri luoghi o posti diversi. In questo video vedremo alcuni lati positivi e anche alcuni lati negativi, oltre anche ad alcuni suggerimenti per chi vorrebbe creare queste cartelle segrete su un computer condiviso con più persone. Spesso quando si condivide il computer con questo account Quest con più utenti, soprattutto in questo account Quest, non abbiamo dei privilegi di amministrare il computer, come possiamo notare anche da questa grafica. E questo significa che non possiamo impostare o personalizzare le nostre preferenze. In pratica, questo account Quest, come viene definito dalla parola stessa Quest, tradotta in italiano, significa ospite, quindi ci indica che siamo ospite di qualcuno. In questo caso siamo ospite di questo amministratore che gestisce questo account Quest. Questo amministratore che gestisce questo account Quest non è così facile come molti affermano. Innanzitutto occorre che questo amministratore abbia molta conoscenza sull'informatica. Questo serve per garantire un livello di sicurezza agli utenti e a tutti coloro che stanno utilizzando il computer e usufruiscono di questo account Quest. Questo indica che un amministratore, oltre alla conoscenza sull'informatica di gestire uno o più account, abbia anche a disposizione una serie di attrezzature. Anche se spesso queste attrezzature spesso sono illegali. Oggi purtroppo quando si parla di protezione implica una serie di strategie che vengono usate di chi amministra un computer e quindi spesso non si fa caso quali programmi vengono utilizzati, se sono legali o non sono legali. Queste scelte spesso hanno anche dei ottimi risultati per individuare anche degli intrusi. Parte di queste attrezzature, tra virgolette, includono anche dei programmi che monitorizzano il sistema di ripristino incrementato di Backupper, sia del sistema stesso e anche del sistema della USA Quest. Tutte queste applicazioni vengono gestite intelligentemente, gestite da questo amministratore. Questa sicurezza nell'insieme possiamo determinare che raggruppa queste regole che forniscono
una vasta gamma di informazioni che gli possiamo trasmettere al sistema operativo di Windows, o più semplice, sono dei comandi di ciò che l'amministratore consente a tutti coloro che utilizzano questo account guest. Quindi questo account guest su questo computer, facciamo un esempio, quale opportunità possono avere questi utenti che usufruiscono questo account guest, quale file o cartelle ha accesso questo utente o quale modifiche al computer può eseguire o quali sono i livelli di preferenze personali che l'amministratore ha stabilito per chi utilizza questo account guest. Quindi io voglio mettere in guardia tutti coloro che utilizzano questo tipo di account guest o anche un altro tipo di account diverso e protetto anche da password, dove non si hanno questi diritti di amministrazione. È un rischio non solo che si possono visualizzare tutti i dati, ma anche quello di perdere tutte le informazioni all'interno di queste cartelle. Prima di andare a creare queste cartelle o queste file nascoste, pensateci bene a ciò che volete nascondere su un computer dove non abbiamo questi privilegi di amministrare il computer. Spesso quando si utilizzano queste espressioni di criteri di account si fa molta confusione. Se ci prendiamo un po' di tempo e facciamo una piccola pausa, possiamo comprendere in questo video i ruoli che svolge un amministratore. Innanzitutto, un amministratore può mettere a disposizione diversi tipi di account. Facciamo un esempio. Nel sistema di Windows sono disponibili tre tipi di account, che ogni tipo di account offre all'utente un diverso livello di controllo sul computer. Questi tre tipi di account sono spesso nominati come account amministratore, che consentono di controllare il computer in modo completo e dovrebbero essere utilizzate solo nelle occasioni di estrema necessità. Gli account standard sono spesso indicati per l'utilizzo giornaliero del computer. Possiamo fare un esempio: chi lavora in un ufficio che svolge delle attività di una azienda a turni di scambio, in questi casi la condivisione dello stesso computer vengono messi a disposizione di chi amministra il computer degli account standard protetti da password. L'account standard consente all'amministratore di proteggere il computer, impedendo agli utenti di apportare modifiche che hanno effetto su tutti gli altri utenti del computer. Ad esempio, si potrebbe eliminare una fila necessaria per il funzionamento del computer e quindi spesso è consigliabile creare un account standard per
ogni utente che utilizza il computer. Quando si è connessi, facciamo un esempio, a Windows con un account standard, è possibile eseguire le stesse operazioni di un account amministratore. Ma se si desidera, facciamo un esempio, eseguire un'operazione che ha effetto su altri utenti del computer, ad esempio l'eliminazione o l'installazione di un software o la modifica, come possiamo notare anche da questo registro di sistema. In questo famoso registro di sistema, dove viene usato costantemente dai programmi che operano sul sistema operativo di Windows, che effettuano una registrazione all'interno di questo registro per garantire un certo tipo di sicurezza per tutti gli utenti che utilizzano il computer. In poche parole, abbiamo solo il privilegio di usare questo account che abbiamo a disposizione, con delle regole che stabilisce coloro che amministrano il computer. Quindi, se cerchiamo di apportare qualche modifica, ci potrebbe essere un messaggio di Windows che potrebbe richiedere di inserire una password di un account o di chi amministra il computer, affinché si possa garantire la sicurezza che un intruso possa eliminare o apportare delle modifiche al sistema stesso e anche a questo famoso registro di sistema, che senz'altro la maggior parte di coloro che hanno informazione sull'informatica conoscono bene, che queste 5 cartelle sono le basi principali del nostro sistema operativo. Quindi, riguardo a queste poche informazioni, spero che ci siamo fatta un'idea più chiara riguardo a chi condivide il computer con questo account West, dove non si hanno questi diritti di amministrare o di gestire un controllo di impostazione avanzate che ci permettono dei criteri di controllo. Questi sono alcuni esempi che non ci garantiscono nessuna sicurezza della nostra privacy su questi account messi a disposizione di questi amministratori di questi computer. Quello che io voglio mettere in risalto più o meno in questo video sono le attrezzature che spesso vengono utilizzate. Possiamo fare un esempio di un programma che spesso viene utilizzato e la semplicità di come andare a scoprire dei file sia prima della creazione e anche dopo la creazione, e confrontare le modifiche e visualizzare il contenuto all'interno. Possiamo fare ancora un'altra prova, come potete anche notare. Questi sono alcuni programmi che vanno a localizzare tutti i dati che vengono esposti sia precedentemente e anche si possono visualizzare sul nostro hard disk che viene messo a disposizione di questi utenti. Anche su un processo attuale o un processo nuovo si possono visualizzare file di stringhe o file di background o un codice binario,
con estensione BAT che fanno riferimento anche sulle cartelle o sui dati che si vogliono creare su questi computer dove abbiamo messi a disposizione questi account West. Non posso approfondire questo argomento con informazioni più dettagliate come hackerare un account perché è molto delicato e poi anche per ragione di sicurezza. Quindi se usciamo da questo programma per scoprire non solo le infezioni di virus troiane o malvare o rootkit o worm, ma esistono anche una varietà di programmi di monitorare tutte le attività svolte sul computer, incluso anche dei key logger di registrazione. Tutti questi attrezzi vengono gestiti, possiamo determinare, da questo amministratore che amministra il computer, che poi mette a disposizione questi account West o anche altri tipi di account con altri nomi che possono essere utilizzati da questi ospiti. Penso che a questo punto abbiamo un'idea sull'account West. L'account West, lo ripeto ancora una volta, è limitato agli utenti che lo stanno utilizzando e non ci sono alcune garanzie sulla privacy o sui dati che l'utente stesso disporre su questo account West. Non dobbiamo dimenticare che siamo ospite di questo account. Possiamo fare un esempio pratico e molto comprensivo di festeggiare il nostro compleanno e invitiamo gli amici più cari e anche altri colleghi che conosciamo e che durante la nostra festa sono invasivi, creando disordine e anche disagio per gli altri ospiti. In questi casi cosa bisogna fare? Bisogna prendere una decisione affrettata affinché questi ospiti invasivi non possano compromettere o danneggiare il resto della nostra festa. Quando si è in questi casi, se c'è una persistenza di questi invasivi, in questi casi è meglio chiamare la sicurezza affinché gli altri ospiti possano godersi il resto della serata. Spesso questo accade anche con i nostri cari amici quando gli facciamo usare il nostro computer o il nostro portabile. Spesso le tendenze sono quelle di curiosare ciò che noi facciamo o di andare a navigare su web di internet e visitare alcuni siti che non posso fare il nome di questi web pericolosi che incitano una varietà di offerte pubblicitarie e di programmi gratuiti che nascondono dei banner o dei link per avere un accesso o per depositare un link innocuo sul nostro computer nella app date o in altri luoghi del nostro sistema e poi in seguito potrebbero compromettere il sistema operativo del nostro computer con qualche virus. Quando il sistema di virus subentra in un computer, il sistema stesso che abbiamo presente incomincia a presentare delle anomalie con degli errori che influiscono sulle prestazioni del sistema stesso,
che potrebbero richiedere la presenza di chi amministra il computer e una serie di controlli per localizzare le motivazioni di queste anomalie. Spesso quando un amministratore va ad analizzare i processi di questi utenti che utilizzano questi account guest messi a disposizione, vengono esposti questi problemi sia della USA e anche dove vengono annidati alcuni frammenti visibili anche nella app date, come possiamo anche notare da questa grafica. Si cerca poi una soluzione di queste anomalie, ma in alcuni casi questo è impossibile e questo richiede da parte di chi amministra il computer ad utilizzare altri metodi e a ricorrere in alcuni casi ad un ripristino di tutto il sistema operativo. Quindi in questi casi non abbiamo la sicurezza dei dati sul computer e quindi c'è il rischio di perdere tutte le informazioni sul computer dove viene condiviso con più persone. Quindi questo, tornando al tema principale, creare delle cartelle segrete, a questo punto bisogna valutare su diversi aspetti se ne vale la pena oppure no. Nella seconda parte di questo video vedremo come creare una cartella camuffata con dei trucchi che spesso funzionano e anche come si crea un codice binario PS-DOS di estensione BAT per il sistema operativo che verrà in seguito utilizzato per nascondere la nostra cartella segreta su questo account guest. È un piccolo programma che lo andremo a scrivere con il PowerShell e poi viene trasformato in un note block per poterlo poi inserire per il nostro DOS per effettuare questa applicazione di fare scomparire questa cartella sul nostro desktop o su questo account guest. Se vuoi scoprire questo trucco, guarda la seconda parte di questo video. Saluti a tutti da Buontempo Giovanni, al prossimo video.